Buondì cari amici e benvenuti da Adri Bijou. Oggi panorama sagome taglio laser. Ebbene sì, il mio ennesimo, adesso ho perso pure il conto, ennesimo ordine e vi mostro subito le formine. Appunto, non sono tantissime, però tutte richieste e quindi con gran piacere ve le mostro. Vediamo se riusciamo a trovare un'illuminazione ottimale. Eccola. Dunque, non sono tante, mi posso permettere il lusso di aprirle. Allora, guardate che bello, anche se è Natale già trascorso, richiesta sfera con alberello stilizzato, che comunque ce lo ritroviamo per il prossimo anno. Bellissimo. Andiamo avanti con questo pucciosissimo pesce palla, carinissimo, vedete, eccolo qua. Fatto così, molto bellino e simpatico. Dopo abbiamo due versioni di renna. Eccola qui, una che spicca il volo da questo lato e l'altra che invece lo fa dall'altro ed è più grandina. Queste sono fatte così, non c'è bisogno di aprirle perché non hanno incisioni, nulla, semplici, carine. Anche loro ce le ritroviamo per l'anno prossimo, ma molto belline. Poi andiamo a questo fantastico unicorno cool. Vedete che bellino. Fatto così, carinissimo. Dopodiché abbiamo a gentile richiesta. Allora, dicevamo, scusate, interruzione citofono, c'è stato. Allora, gentile richiesta, stemmi, squadre, in particolare le più conosciute, le più amate, Juventus, Inter e Milan. Queste sono fatte così per portachiavi e soprattutto per accontentare il pubblico maschile. Anche loro ci sono. E quindi, dopodiché andiamo avanti con questa LOL Surprise, che nel precedente ordine era stata fatta un po' maluccio e quindi me l'hanno rifatta in maniera ottimale. Eccola là, vedete che bellina, cucù, fantastica, è inutile dire che le adoro, vabbè, lo sapete. Dopo andiamo avanti con anche questo, me l'hanno messo in omaggio, diciamo, questo disegno, perché la volta precedente, insomma, ci fu un intoppo, insomma, così. Allora ho richiesto di rifarmelo e me l'hanno cortesemente, anche perché l'errore è stato il loro, e quindi cortesemente rifatto. In più me l'hanno regalata un'altra cravatta uguale e così ne abbiamo due. Adesso passiamo a questo, è bellissimo, carinissimo, il cuoricino col bacetto, questo è troppo bellino, fantastico. Dopo c'è questo mostro bellissimo per me, questo cuore, richiesta, questo qui, con il bimbo, i tre fori, perché è una sorta di acchiappa sogni, diciamo così. In realtà, vedete, ci si appende di sotto il righello, il pesetto e la sveglietta nel quale poterci poi immergere, magari in acetato, così delle scritte, con il relativo peso, l'orario di nascita e l'altezza del bimbo. Questa è stata una richiesta, ma sarà sicuramente gradita a tante mamme. Poi, sempre tema nascite, così c'è questo bimbetto qua con la coroncina e la mano che lo mantiene, bellissimo. Dopodiché, tema festa del papà a breve, abbiamo la nostra scritta papà per poterci fare bracciali, vedete, ha due fori laterali in modo da poterci fare il braccialetto oppure il portachiavi, e quindi
così, molto semplice, lucidissimo. Dopo ho tema nascita, richiesta, vedete, aspettando te è bellissimo. Anche questo è bellissimo, il pupo. Fatto così, ovviamente c'è un po' di polverino, ma è lucidissimo. E dopo, sempre stesso tema, ci sono i piedini per poterci fare il portachiave oppure bezel volendo. Così. Tema nascita, dove passiamo a questo che è un paesaggio halloweeniano, se ho detto bene, penso proprio di sì, col castello e il pipistrello, così simile c'è questo paesaggio qua, sempre come dire nightmare, ma no, usiamo questo termine, eccolo qua. Benissimo, poi ho questa fantastica scimmietta molto carina sulla luna, bellissima, così, poi c'è, vediamo, ah sì, sempre un ragno che non ci guasta mai, c'è sempre ben accetto, il ragno porta guadagno, carinissimo. Fatto così con la lingua che cerca di far fuoriuscire dalla bocca. Poi abbiamo questa sagoma del coniglietto che fa la foto con la sua fantastica macchina fotografica. Eccola là, molto bellino. E le ultime due sono questo ippocampo con l'occhietto strizzato, così, e dopo c'è l'ultima carinissima giraffina, bellissima e dolcissima, mi piace tanto questa, fatta così. Perfetto, quindi questo è il mio ennesimo ordine sagome laser, le metto tutte qui, spero tanto che vi piacciono, potete ovviamente chiedermi qualsivoglia stampo e quindi lo sapete, non esitate a contattarmi. E quindi ecco qua, come sempre, in questo panorama vi auguro un buon proseguimento di domenica, un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!